Gap 2019 è giunto il momento di intervistare 101 Caffè, ben rappresentato in questa occasione da Umberto Gonnella, il suo creatore. Benvenuto su Horeca TV, Umberto. Grazie Fabio, grazie a te dell'intervista. Che cos'è 101 Caffè? 101 Caffè è la più grande catena retail nel mondo del monoporzionato in Italia, quindi diciamo una catena negozi che vende caffè porzionato in capsule multisistema, quindi un Nespresso per tutti i sistemi di macchine da caffè porzionato. 30 secondi per te per spiegare come è nato 101 Caffè e come si è sviluppato negli ultimi anni. Beh, 101 Caffè è nato in casa, in famiglia, da una litigata madre e figlio, quindi mia mamma sosteneva che Nespresso fosse un'azienda italiana. E quindi io insomma ho iniziato a dire no, guarda che è di proprietà di una grande multinazionale svizzera, e quindi ci siamo un po' accapigliati, quello che succede nelle famiglie tra madre e figlio. E quindi io, da lì è scattata un po' l'idea, dico ma cavoli, una grande multinazionale sì, interessa questo settore, ma soprattutto non solo se ne interessa, ma se ne è appropriata quasi l'identità, quindi sembra al consumatore, a mia mamma, che effettivamente sia un'azienda italiana. Quindi le torrefazioni sono sempre state italiane, la storia del caffè è stata italiana nel mondo, ci perdevamo un pezzo di italianità, e quindi da qui insomma sono sceso in campo con l'idea degli store, di un retailer specializzato nel mondo del porzionato. Che cosa offre 101 Caffè? Beh, l'offerta è veramente molto ampia, quindi siamo un retailer specializzato, quindi diciamo trattiamo tantissimi prodotti in caffè, abbiamo circa 400 prodotti che facciamo a marchio. Oggi le macchine da caffè che usiamo nella nostra casa, in ufficio, non sono più sistemi che erogano solo il caffè, ma sono sistemi con cui facciamo dei tè, delle cioccolate, ci sono veramente tanti prodotti. Pensate che per alcuni sistemi l'erogazione, quindi su 100 capsule erogate, circa il 50% non sono più caffè, quindi diciamo siamo il posto dove il consumatore va, trova un'esperienza di italianità, di torrefattori italiani, ma trova tutto quello che gli può servire per la sua macchina da caffè. Perfettamente in linea con i consumi out of home, fuori casa. Assolutamente sì, sono consumi che stanno crescendo sempre di più e quindi vogliamo esserci ed essere protagonisti in questo mercato. E infine, che cosa proponete qui a SIGEP 2019? Perché la vostra presenza nel corso di questa manifestazione? Beh, è una prima esperienza, però quello che abbiamo notato nel mondo retail, che tanti retailer che non sono diciamo nel mondo della ristorazione, pensiamo a Yamamai, cosa farà in Cordusio a Milano, Mixisti, cosa ha fatto in Vittorio Emanuele, quindi sono retail che vendono magari abbigliamento e che inseriscono la caffetteria all'interno del loro shop. Quindi noi che facciamo caffè porzionato e vendiamo porzionato, non potevamo non unire la caffetteria con il mondo retail. E dunque, per chiunque si trovi dall'altra parte e stia guardando questa intervista e desidera inserire un corner 101 Caffè all'interno del proprio negozio, oppure voglia intraprendere una nuova avventura professionale proprio con il vostro brand, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere e richiedere evidentemente maggiori informazioni senza alcun impegno? Assolutamente, potete scrivere a franchising@101caffè.it e quindi poi verrete immediatamente richiamati dalle persone che seguono le varie aree, che oggi non sono più solo italiane, abbiamo iniziato un'internazionalizzazione dell'azienda e quindi esportiamo il modello caffetteria in tutto il mondo. Grazie Umberto. Grazie. Restate con noi perché noi continuiamo con telecamera e microfono all'interno dei corridoi di SIGEP 2019 per documentare le novità presentate nel corso di questa 40esima edizione della Fiera del Gelato, della Panificazione, della Cioccolata e del Caffè. Naturalmente, grazie, ciao! Grazie, grazie Fabio, ciao, grazie a tutti voi, grazie.